Il comportamento della scimmia giapponese Macata fuscata è stato intensamente studiato dagli etologi per più di 30 anni, osservando un certo numero di colonie selvagge. Una di queste colonie viveva isolata sull'isola di Koshima, di fronte alla costa occidentale di Kyushu, dove nel 1952 l'uomo fornì alla scimmia una spinta evolutiva, delle patate dolci buttate sulla sabbia. Alle scimmie piaceva il sapore delle patate dolci, ma trovavano la sabbia assai sgradevole. Venne il giorno in cui Imo, una femmina di 18 mesi, risolse il problema lavando le patate in un vicino ruscello. Invertendo la normale tendenza, fu la giovane Imo a insegnare alla propria madre il trucco. Lo insegnò anche ai suoi compagni di gioco, che a loro volta lo insegnarono ai loro genitori. Questa importante rivoluzione culturale si diffuse nella colonia sotto il costante controllo degli scienziati. Nel 1958 tutti i giovani usavano lavare le patate prima di nutrirsene, ma i soli adulti che adottavano la novità erano quelli che l'avevano imparata dai figli, tutti gli altri la rifiutavano. Nell'autunno dello stesso anno successe un altro evento straordinario per la colonia, dato che Imo aveva fatto l'ulteriore scoperta che l'acqua del mare non solo puliva le patate dalla sabbia, ma le dava anche un sapore più interessante. In quel periodo un numero imprecisato di scimmie aveva ormai acquisito l'abitudine di lavare le patate dolci nel mare. I ricercatori supposero che tali esemplari fossero 99. Ecco appunto che una mattina di quell'autunno del 58, un'altra scimmia, la centesima scimmia, scelse di lavare le patate, mettendo in atto la nuova consapevolezza serpeggiante nella colonia. A quel punto accade una cosa ancora più straordinaria. La sera di quello stesso giorno, in pratica, tutte le scimmie della colonia presero l'abitudine di lavare le patate dolci prima di mangiarle. L'energia aggiunta di questa centesima scimmia aprì in qualche modo un varco ideologico. Non solo, il comportamento aveva in qualche modo superato le barriere naturali ed era apparso spontaneamente in tutte le colonie di scimmie presenti su altre isole e pure sulla terraferma. Gli scienziati a questo punto dedussero l'esistenza di un collegamento di coscienza tra tutti gli esemplari di una determinata specie, che oggi è chiamato campo morfogenico dagli scienziati, coscienza collettiva dagli psicologi, griglia di coscienza dagli operatori di energie sottili. Così, quando viene superato un certo numero critico o massa critica di elementi che raggiungono una nuova consapevolezza, la stessa viene passata da una mente all'altra. Sebbene il numero critico sia variabile, il fenomeno della centesima scimmia sta ad indicare che quando vi sono poche persone che conoscono o fanno qualcosa di nuovo, questo concetto rimane di loro esclusiva proprietà. Quando a questi precursori si aggiunge anche solo una persona in più e si raggiunge il numero critico, si crea un'idea così potente da poter entrare nella consapevolezza di quasi tutti i membri del gruppo. La mia speranza, che è anche augurio, è che una persona qualsiasi tra noi questa sera possa essere quella centesima scimmia, consapevole della pace, dell'unità e dell'amore sulla Madre Terra.